tutti voi ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Retro Spot. Ma com'è bello andare in giro. Oddio! E questa è adesso cominciano le pubblicità sempre un po' più miste, perché questo è un pick cock. Ce ne state inviando tantissime. È l'inizio di un porno, ragazzi. Quindi bambini a letto. So che è russa, ma non so di che cos'è. È un porno. Oh, io avevo detto che era un pick cock. È un pick porno. Sì, questo non è un pick cock. Vabbè, eccolo, lo prende? Guarda, è accolto. Aspetta. Bacello. Ma che è? Oh mio Dio, ha messo a moto. È partita. È partita, raga. Che è un vibratore a motore. Ancora i bastoni della malattia, quindi se vi sentite tossire. Vabbè, no, era fumo. Ma non ho capito se c'aveva qualcosa dentro o era proprio lei che era a motore. Era un vibratore a motore. Ah, ok, cosa, grazie, questo, Manu. Questo è italiano, questo è italiano. Quest'uomo pensa alla tua vita. Meno male. Capito, Manu? Alla tua. Guardalo come in giro benedicendo le cose. Quest'uomo guarda il tuo futuro. Che è tipo un vegetto. Ma chi è quest'uomo? Ma cosa vogliamo chiedere? C'è sta una canzone da film porno sotto. Ma quella è una le slide show, le slide show da anni 80. Un futuro pieno di carne. Che tipo di carne? Ma che... Ah, ma stanno cantando, credo. Non capisco. Che quello è Will Smith? Ah, ma parlano in Africa, ok, non capisco. Ma me stai pure a far cercare di capire, senza. Vabbè, mi parlano abbastanza incazzati comunque. Sì, sì. Ma chi è? Chi è che suona? Arriva l'uomo che risolve tutto con la carne. No. Non è lui. È lui. Ciappa, ciappa, porta a casa. Ciappa, ciappa. Ma che c'ha di buio? Vengo a portare a vero da lui, io. Via di sti bolli. Pubblicità più razzista non ho mai vista, raga. Mi piacciono i bolli. Ogni volta cambia, che c'ha tipo il menù. Seleziona il pezzo. Ma non capisco cosa dice. Io ho un macchio tipo sull'autobus che puzza tipo de morte. Con tutti sti salumi. Ma io non ho capito, sa roba gli pop a mano. Scegliete il mio marchio, scegliete l'artigiano. Scegliete, va. Guarda, gente ha detto cose più giuste. Ma che cazzo stanno a dire? Non ho capito niente. Ho capito solo che l'uomo dei salumi porta a casa della gente i salumi e i buoni. Vabbè, potevo finire 30 lire. Spot qua comunque, la prossima. Per un futuro migliore, votare. Ma è tipo Forza Salumi. Italia, ma che è? Sì, esatto. Forza Porco. Salumi. L'uomo che gli poppa nei salumi in mano. Per un futuro più radioso, vota no. Artigiana Salumi. Andiamo sul sociale. È sempre lui. Grazie, no, lui. Grazie pure per questa cotechino. Grazie per cotechino. Prego, prego. Pare tipo uno... da pacchio. Pare nero la carne guerra. Sana allunga la vita. Ho Hai qualche capito? Dubbio. Ho qualche dubbio su questa cosa, ma va bene. Sì, effettivamente se mangi solo carne penso che vengono tipo 8 tumori. Però vabbè. Ma però un impegno alimentare veramente una campagna. Vabbè. Non lo so. Vota anche tu, ecco, salute. Aspetta, ci sono due ecchi. Ognuno dice la sua. La recitazione è bellissima. E non c'hanno più cose a inventare. Date un Oscar a questi anziani signori. Non mi stai a far sentire. E se io voglio mangiare un bel pezzo di carne. E che entra un po' di carne. Ecco, vedi i problemi. Eccomi qua, solitato. Io voglio mangiare un bel pezzo di carne. Questo storcherà gente. Sono dietro le finestre, ragazzi. Fuori che stanno a parlare di carne, entrambi. Pesce fresco, pesce congelato, tutti i giorni. Sogno un mondo pieno di carne. Oddio, inquietante. Sì. Scusa, ha detto sogno un mondo pieno di carne secca? No, de carne, boh, non lo so. Oddio, scelta. Pareva tipo rutelli. No, cosa? Come si chiama? Alemanno, scusa. Nessuno offre più garanzie. Solo vani promesse. Solo futili lusinghe. Grazie. È tempo di scelte. È tempo di scelte. Va bene. È tempo di scelte. Sogno una distesa di fiorentine. Ma com'è una distesa? Distesa dei fiorentini. Proprio... Che campo de carne. I campi, i campi proprio. Io la mattina mieto le costolette. Lui coltiva carne proprio. Mi sa che c'ha uno strano pensiero di come nasce, come si fa la carne. Lui che la pubblicizza. Questa è una pubblicità. Non drogatevi, no? Ma veramente è stato anche la musica. Sembra. È tipo remixata di Forza Italia. Non lo so, cioè. Proprio... Un impegno alimentare. Dai, sembra il Papa adesso. Esatto, vedete il cortone verso. Raga, ma che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Gli lanciati un impegno concreto. Aumentare i salumi. Meno male, siamo.
Quando se esce pure da qua, me, te giuro scappo, me ne vado, Mangiate carne di... Tipo in animazione 3D. Esce. Mangiamo carne di pinguini. Vabbè. Coltiviamola. Questi mi sa fanno una fine. Una balena assassina. Oddio, era una balena. Norca, c'hai ragione. Bravo. Scusa. Oh, vedi che furbi. Sono... Era tipo il boss finale. Era... Oh, formichine. Questa è tipo depressa. No, è alla fine, con che sciallezza. Con che sciallezza il tizio. Salvatela, oh. Oh. Ormai quando vedo queste cose mi viene da pensare tipo i rotoloni regina. Sì, com'era? È vero. Tipo... Vabbè, hanno battuto il boss finale. Sì, ma l'hanno ucciso. Porello. Ecco, grado. 10 euro, raga, che succede una cosa simile. Ammazzano il gabbiano. Ah, dici? Sì, sì. Dici? Secondo me, tipo, farà come nei cartoni animati, diventerà un po' l'arrosto, tipo. Arriva pure quello dopo che lo vuole vendere. Oh, fanno a fette, raga, sangue ovunque. Oddio, hanno tagliato tutte le piume. Vedi? Pollo arrosto. È diventato un pollo. È crudelissima sta pubblicità. E benvenuti nel dove dovrebbe stare Manu. No, davvero, Manu, centro, perché c'è dormi? In un centro psichiatrico dove fanno pipì su no. Non è pipì. Però sono anche loro sono abbastanza smart. Yeah. Oh, furbo. Le chiappette dell'infermierina. Ehi, ehi, vuoi una pila là? Vuoi comprare anche te della droga? Oh, che pezzoloni. Sì, ma guarda adesso. Punta. Oh mio Dio. Ma che cazzo. No, te prego, raga, ma mo ce bannano per sta cosa. No, non credo, dai. Un po' di pelo maschio. Ma... Azza, oh, che se sopracciglia importava per le sopracciglia più lunghe dei miei baffi. Però penso sia interessante passare una giornata dentro un posto. E mo che faccio? Oddio. Così. Oddio, sono assassini. Sono un baffi puttana. Questo è Manhunt praticamente. Text another version mobile 3. Ah, è una pubblicità di telefoni. Va bene, va bene. Okay. Dove cazzo erano i telefoni? Allora, raga, grazie mille per averci seguito. Noi vi salutiamo e ci rivediamo giovedì prossimo con un felissima. Cliccate sui bottoncini per andare sulla nostra pagina Facebook, iscrivervi al canale o niente, basta. Altrimenti siete dei pazzi. Bella. Bella.